Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video in cui vi mostro un'applicazione chiamata Badger. Badger è un'applicazione scaricabile da Cydia che probabilmente è la migliore applicazione del 2013 dopo Velox. Infatti, che cosa ci permette di fare? Ci permette di avere una preview e in uno stile molto molto carino delle notifiche che ci sono arrivate interagendo con i badge. I badge sono queste notifiche, questi pallini che vedete sulle prime quattro applicazioni della mia Springboard. E questo sta a significare che l'applicazione ha qualcosa da dirmi. Mi sono perso una notifica dell'applicazione. Ad esempio, sull'applicazione telefono ho una chiamata persa e quindi mi compare questo badge. Penso che tutti lo sappiate. Quindi, se io volessi vedere chi mi ha chiamato, a che ora, che nome ha sui contatti, eccetera, dovrei aprire l'applicazione e vedere, e questo mi farebbe spendere del tempo prezioso. Mentre con Badger basta toccare sul badge. Ci comparirà questo simpatico box in cui potremo vedere il nome del contatto, l'eventuale foto, in questo caso non c'è perché ho creato un contatto di prova, il tipo di notifica, in questo caso chiamata persa, e l'orario in cui questa notifica mi è arrivata. Trascinando queste scritte verso sinistra, abbiamo poi delle altre opzioni. Nell'applicazione telefono c'è solamente l'opzione cancella che ci cancellerà la notifica. Il badge rimarrà, per toglierlo bisogna aprire l'applicazione telefono e richiuderla. Facciamo un'altra prova con l'applicazione messaggi, comunque le applicazioni supportate sono tantissime. Ecco qua, mi compare un messaggio non letto, posso vedere il contatto, la foto, il testo del messaggio e l'ora a cui me l'ha mandato. Nel caso di messaggi, swipando verso sinistra, possiamo rispondere velocemente. Ecco, lo ha mandato, dopodiché possiamo cancellare la no notifica o ancora meglio segnarla come letta e quindi il badge scomparirà. Ovviamente supporta anche moltissime applicazioni dell'App Store, tra cui la celebre WhatsApp. Come vedete avremo l'anteprima del testo e del contatto che ce l'ha mandato. Nel caso l'avesse mandato in un gruppo, ci sarà anche il nome del gruppo e nel caso fosse una notifica troppo lunga per essere vista in questo poco spazio scorrerà e nel caso di WhatsApp appunto possiamo solo cancellare il messaggio, quindi per toglierlo dovremo aprire l'applicazione. E l'ultima prova che faremo con Badger è appunto la quarta applicazione, ma vi ripeto è compatibile con tantissime applicazioni di App Store, ovvero l'applicazione Mail. Ecco qua una mail non letta, abbiamo come sempre il testo del messaggio, l'oggetto, il contatto che ce l'ha mandato e l'ora. Nel caso di mail, anche in questo caso, appunto, possiamo solo cancellare la notifica. Andando nelle impostazioni, possiamo selezionare il metodo di attivazione. Ovviamente possiamo anche scegliere l'animazione con cui comparirà il box di Badger, ma questo non mi sembra molto importante. La cosa più importante è Activation Method, ossia io ho selezionato Tap App Badge, quindi attivo Badger quando, come avete visto, tocco sul badge dell'app. Ci sono altre tre opzioni: Double Tap Icon, cioè tocco due volte l'icona, Swipe Down on Icon, cioè trascino l'icona verso il basso, oppure Swipe Up on Icon, cioè trascino l'icona verso l'alto. Perché io non posso attivare una di queste due? Perché io ho l'applicazione Velox installata, che ho fatto un video su Velox, è probabilmente il miglior tweak del 2013 e Velox appunto si attiva con le stesse gesture, quindi mi andrebbe a creare un'interferenza con Velox. Infatti se io vado a trascinare l'icona messaggi in giù mi si apre Velox e non mi si apre Badger. Quindi, per tutti coloro che hanno Velox installato, sono costretti a scegliere il metodo di attivazione di Badger con Tap App Badge oppure Double Tap Icon. Ma io vi consiglio Tap App Badge, chiaramente va a scelta vostra. Possiamo inoltre scegliere se disattivarlo per alcune applicazioni. Badger è disponibile su Cydia dalla repo di Big Boss al prezzo di 0,99 $ e è compatibile con tutte le versioni di iOS 5 e iOS 6. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di iscrivervi anche al mio secondo canale Android, il link lo trovate in descrizione. Io vi saluto, ciao a tutti!